Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli, infatti, saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube, con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Come un laccio, infatti, esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Alleluia, 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 oh, alleluia, 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 oh, 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 alleluia, 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 oh, alleluia. Entriamo insieme nella gioia del Vangelo. Il tema della fine del mondo ha sempre suscitato grande interesse e ha portato spesso a fissare delle date che sono state regolarmente smentite. Forse la ragione di questo interesse verso la fine sta nel fatto che noi sperimentiamo sempre la fine. Termina la nostra esistenza terrena, tramontano popoli e civiltà. Sappiamo poi che verrà distrutto anche il nostro pianeta e scomparirà l'intero sistema solare. Tutti siamo certi che verrà la fine della nostra vita, anche se non possiamo prevedere il momento esatto. Tutti conosciamo poi come nella storia ci siano grandi regni e culture che sembravano immortali e poi sono scomparse. Pensiamo solo al grande impero degli Egizi. E tutti sappiamo dalla scienza che tra circa 5 miliardi di anni il Sole esploderà e ridurrà in cenere tutti i pianeti che gli girano attorno, compresa la Terra. Per questo l'idea della fine è così importante per noi, perché è il nostro orizzonte continuo. Da una parte ne siamo certi, dall'altra la temiamo, la avvertiamo come un salto nel vuoto. Quando Gesù parla dei segni della fine, come nel Vangelo che abbiamo ascoltato, intreccia sempre questi tre avvenimenti: la fine personale, la fine di una civiltà, la fine del mondo. La propria fine personale, cioè la morte in croce. La fine di una civiltà, che in questo caso è quella giudaica, che avverrà nell'anno 70 con la distruzione del Tempio. E poi la fine del mondo in una data da destinarsi. E questi segni terribili di cui parla il Vangelo, come l'oscurarsi del sole a mezzogiorno, come il terremoto, l'angoscia di popoli, il fragore, sono segni che esprimono simbolicamente tutte e tre questi avvenimenti. Gesù, al momento della sua morte, vedrà questo terremoto, questa fine, questo squarciarsi del velo. Gerusalemme, 40 anni dopo, sarà messa a ferro e fuoco dai Romani e quindi di nuovo una fine. Ma anche la fine dell'universo avverrà col fuoco, avverrà attraverso avvenimenti stravolgenti. La cosa interessante, direi la gioia del Vangelo di oggi, è che davanti a queste prospettive
della nostra morte personale, della fine di una civiltà, della fine del mondo, invece di consigliarci paura e spavento, dice: risollevate e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Strano, quando c'è un pericolo noi non risolleviamo il capo, noi abbassiamo la testa, ci ripariamo, cerchiamo di difenderci. Eppure Gesù ci chiede di risollevarci. Direi che l'atteggiamento che ci consiglia è quello dell'attesa di una nuova nascita. A un certo punto, in prossimità della sua morte, Gesù paragona ciò che sta per accadere, la sua morte, la sua risurrezione, all'evento della nascita di un bimbo. Dice nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 16, «La donna quando partorisce è afflitta perché è giunta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino non si ricorda più dell'afflizione, per la gioia che è venuto al mondo un uomo». E San Paolo usa lo stesso paragone per indicare la situazione attuale del mondo, quando dice che tutta la creazione geme ed è in travaglio in attesa della liberazione. Dunque una speranza viva, non una paura. Dunque Gesù ci consiglia di prepararci, non di nasconderci. Se una mamma in attesa oggi si prepara a dare alla luce il suo bambino seguendo dei corsi, facendo ginnastica, tutti dobbiamo prepararci al travaglio della fine e di un nuovo inizio con questo allenamento speciale che il Vangelo ci consiglia, la preghiera e l'attesa operosa. Così la gioia sarà immensamente più grande della tristezza e la morte si trasformerà in nuova vita. Buona domenica.